Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in Montagna con Pier. Oggi sono con Marco, che non manca mai ormai. Ciao ragazzi. E con Alessandro. E oggi siamo nel Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise e andremo sul Monte Marsicano e faremo anche altre vette lì vicino al Monte Marsicano. E siamo partiti da Opi in zona Le Casette per il sentiero E6 e abbiamo attraversato un pezzo del bosco della Grotta Ciarlante e quella fonte che avete visto prima è la Fonte Ciarlante. Adesso stiamo nello stazzo del Monte Marsicano, che è questo che vedete alle mie spalle. E che dire, l'autunno sta arrivando finalmente. Siamo circondati da un ambiente veramente unico oggi. Va bene, adesso abbiamo fatto una piccola pausa e adesso ci rimettiamo in cammino verso la prima vetta della giornata, che è il Monte Marsicano. Detto questo ragazzi, vi auguro una buona visione e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Adesso siamo quasi sotto la vetta del Monte Marsicano, mancano più o meno un 400 metri scarsi di slivello e stiamo attraversando il fosso che in pratica costeggia qui verso ovest il Monte Marsicano. Questa zona qui, dove c'è questo fosso, si chiama I Balzi. Siamo accompagnati da un bellissimo panorama verso le montagne di Pescasseroli, Monte Palombo, giù si intravede il Velino e le montagne verso il Lazio. Va bene, per ora sta andando alla grande, andiamo in vetta. Ed eccoci qui ragazzi, arrivati sul Monte Marsicano. Abbiamo un bellissimo panorama su tutti i monti della meta. Qui c'è il Monte Bella Veduta. Comunque qui dopo ci sono i monti del Lazio, tutti quanti. Qui c'è la montagna di Pescasseroli, che vi ho fatto vedere prima. Qui giù il Monte Palombo, se non sbaglio. Qui il Velino, tutta la piana del Fucino. Il Sirente. Giù si intravede anche il Monte Ocre. Tutta la catena del Gran Sasso. La Maiella, qui. Giù il Porrara, qui c'è la serra di Rocca Chiarano, dove ci ho fatto un video e ve lo linko qui sopra. Questo qui davanti è il Monte della Corte, questo qui è il Monte Godi, questo è il Monte Genzana e qui c'è tutta la serra della Terratta, la montagna grande di Scanno, il Monte Argatone. Questo qui di fronte a noi, stupendo, è il Monte Amaro di Opi. Qui sotto c'è Barrea con il suo splendido lago di Barrea e qui sotto qui c'è Opi. Qui sotto si intravede anche Pescasseroli. Volevamo scendere anche sul Monte Calanga, ma al momento abbiamo deciso di non andarci perché diciamo che è quasi inutile. Qui siamo anche più alti, è proprio questo qui, il panorama è lo stesso, quindi abbiamo anche lo stesso punto di vista, anzi da qui forse anche meglio. Quindi adesso ci dirigiamo direttamente sulla vetta del Monte Marsicano Est, poi faremo il Monte Forcone e il Monte Ninna. Ed eccoci arrivati anche sulla vetta del Monte Ninna. Prima eravamo qui sul Monte Marsicano Est, siamo scesi verso la Valle di Grotta per un ghiaione un po' scomodo, non proprio adatto a tutti. E dopo, per tornare sul Monte Marsicano Est e andare sul Monte Forcone, risaliremo per la cresta est del Marsicano. E da qui ragazzi comunque si gode di un panorama davvero bello. Qui sui Monti della Meta, qui sotto lo splendido lago di Villetta Barrea, giù le montagne del Lazio, qui abbiamo tutta la serra di Rocca Chiarano con il Monte Greco e il Monte Chiarano qui sulla punta e qui le restanti vette della Maiella, Gran Sasso, il Monte Genzana, la montagna grande di Scanno, Terratta e Argatone che comunque vi ho elencato prima. Bellissima qui tutta la Valle Orsara, ci sono anche degli stazzi, questa è la Valle Orsara, comunque continua verso il Monte della Corte e il Monte Marsicano, qui sotto qui. Qui il Monte Marsicano, dove eravamo stamattina, qui tutto l'anfiteatro del Marsicano, verso cima di Sella d'Angelo e qui Monte della Corte.
Ed ecco che la vetta del Monte Ninna ce la siamo lasciate alle spalle, eccola lì, dietro di me. E adesso, come dicevo prima, risaliamo per la cresta est del Monte Marsicano. Questa qui, molto carina. È molto bella anche la parete rocciosa del Monte Marsicano Est che ridà verso la valle dell'Orsara. E anche la cima Forcone l'abbiamo conquistata. E da qui, ovviamente, panorama ancora più bello di quando eravamo sul Monte Ninna. Su tutto il lago di Barrea, spettacolare. Vabbè, le altre vette già ve l'ho fatte vedere prima, quindi è inutile che sto a ripetervi il tutto. Prima eravamo qui sul Monte Ninna, all'andata al Marsicano Est siamo scesi qui per la Valle di Grotta, per questo ghiaione abbastanza scomodo e non ve lo consiglio. Siamo andati al Monte Ninna, poi invece al ritorno siamo passati in cresta e devo dire che è stata molto divertente quel pezzettino in cresta, ovviamente sempre prestando attenzione. E comunque adesso facciamo una panoramica a 360 gradi, abbiamo veramente un panorama indescrivibile. Qui di fronte a noi lo splendido Monte Amaro di Opi e qui sotto c'è tutta la valle del Fondillo che poi porta alla Camosciara, che è questa zona qui. Ed anche la cima di Forcone e il Monte Marsicano ci siamo lasciate le spalle e adesso ci dirigiamo sull'ultima vetta della giornata, che è cima di Colle Angelo, che è questa qui. E colgo anche l'occasione per salutare in questo video tutti coloro che ho incontrato oggi sul sentiero, che mi seguono su YouTube. Grazie mille. E anche cima Colle Angelo l'abbiamo conquistata. Per oggi ci fermiamo qui. Qui si prende per la Sella Orsara e si può andare al Monte della Corte. E se si continua in cresta si va verso Serra Cappella Sud e Nord. Qui sotto c'è tutta la Valle di Corte. Qui sotto c'è tutto il Bosco dello Schiarpito con la sua relativa valle. Poi qui giù abbiamo la Serra del Campitello, con il Monte del Campitello che è proprio qui dietro. Davvero un bel giro. Oggi il giro che abbiamo fatto è... siamo saliti al Marsicano, Marsicano Est. Poi siamo andati al Monte Ninna, dal Monte Ninna siamo andati al Forcone. Il Monte Calanga comunque ci siamo arrivati proprio sopra e non ve la proprio la pena comunque arrivare fino alla vetta, che era proprio lì alla fine. Il panorama, come dicevo prima, era uguale. E poi tutto in cresta siamo arrivati qui sull'ultima vetta della giornata, che è cima Colle dell'Angelo. Va bene, adesso riscendiamo per il sentiero di stamattina alle 6 in direzione di Opi, dove abbiamo lasciato la macchina in località Le Casette. Ed eccoci che siamo riscesi anche in zona I Balzi, dove c'è questo fosso che sul versante ovest costeggia il Monte Marsicano. Niente, adesso ci rimettiamo nel bosco che abbiamo fatto stamattina, ripassiamo di nuovo lì allo stazio del Monte Marsicano e poi si torna alla macchina. Per l'itinerario di oggi comunque, ragazzi, si può salire anche in località Ponte Forcone, dove lì parte il sentiero F10. E poi ovviamente, vabbè, si può salire il percorso che abbiamo fatto noi oggi, per il sentiero E6 che parte da Opi in località Le Casette. Ovviamente si può salire anche da tutti quegli altri versanti, però diciamo che i sentieri ufficiali sono quelli che vi ho appena elencato. Abbiamo anche passato lo stazio del Monte Marsicano che avete visto stamattina. Comunque, ragazzi, il dislivello, diciamo quello vero e proprio, inizia proprio da qui, dallo stazio del Monte Marsicano, che è qui, e poi si sale dritto su fino in vetta al Monte Marsicano. Una bella salita. Ed anche questa escursione è finita, ragazzi. Oggi è stato un bel giro di 21,5 km e 1560 metri di slivello. Com'è? Perfetto, meno male. Benissimo, bellissima giornata. Very nice. Sì, infatti abbiamo beccato una bellissima giornata, zero vento, caldo. Vabbè ragazzi,
Io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram se vi va. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima escursione e a un prossimo video. Ciao ciao!